Vi ringraziamo per il supporto che state continuando a dare alle nostre serie. Ci piacerebbe qualora continuaste a lasciare come sempre la media di mi piace che stiamo raggiungendo ultimamente, ancora a volte 4500, 5000 mi piace. Fatelo se volete che questa serie continui fino alla fine del campionato. Vai col video e buona visione. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Mi piace, è gratis, grazie. Iscrivetevi, attivate la campanella, gratis e grazie. Grazie e gratis. Ci abbiamo anche un altro canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo, dove sta per uscire la mitica sfida al segna o non segna super video interattivo. Venite a partecipare. Se non siete iscritti, fateci arrivare quanto prima a 200.000 iscritti su quel canale, ci farebbe veramente piacere. Ci abbiamo anche un canale YouTube Extra Calcio. Lasciamo tutti i canali in descrizione o durante il video compariranno qui. Fai scaricare loro l'applicazione più bella per seguire il mondo del calcio. Vi basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e correre a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Statistiche, notizie, curiosità, risultati delle partite in tempo reale, highlights delle partite di Serie A, di Serie B, di Serie C, e potrei continuare all'infinito. Se ancora non ce l'avete, che cosa state aspettando? L'applicazione è gratis! La trovate nel link in descrizione. Napoli Sassuolo 1. Presa. Lecce Juve 2. Presa. Inter Sampdoria 1. Presa. Empoli Atalanta X2. Presa. Cremonese Udinese X2. Presa. Spezia Fiorentina 2. Presa. Verona Roma X2. Presa. Monza Bologna 1X. Presa. Lazio Salernitana 1. Sbagliata. Sbagliata. Torino Milan X2. Sbagliata. 8 su 10 anche 8 su 10. Questa Monza Bologna, che hai detto che ne so? Ho detto... Oh, ma ha vinto il Bologna, eh? E te sei rimbambito. Infatti dicevo, è sbagliata. È sbagliata, sì. Porca miseria. Avevamo sbagliato 3. Non chiedetemi perché. Vabbè, so cosa è capitato. Sbagliato. Non chiedermi perché. Succede. Quasi nuova. Mai due come noi. Allora, buttarla così. Nuovi pronostici di Serie A, giornata sì. 13. Udinese Lecce a sto giro 1x. 1x ci può a sto stare. Giro, in realtà propendiamo ultimamente sempre per l'Udinese. Questo Udinese è un po' a secco di vittorie da 4 partite, se non erro, ma in casa contro questo Lecce a cui bisogna fare attenzione, però bravo. La doppia chance 1x secondo me ci sta. Udinese avanti, ma attenzione al Lecce. Empoli Sassuolo io direi X2. Sì, ci può stare, ci può stare. Seppur quest'Empoli comunque, no, secondo me non sta può dire la sua in casa, ma sto Sassuolo secondo me potrebbe tirar fuori una prestazioncina bella bella polposa. Ci può stare. Salernitana Cremonese, senti, io dico 1x, vista sta Salernitana così consapevole dal punto sì. di vista psicologico e guarda, vince la Cremonese 8-0. 1x. Immagini, fa il colpaccio. Atalanta-Napoli, primo big match di giornata, ma ce ne sono tantissimi. Io direi X2, guardando sto Napoli, forse l'Atalanta può al massimo riuscire a fermarli in un pareggio. Guarda, copriamoci X2. Perché non è detto che il Napoli la vinca a mani basse. Milan-Spezia 1, sì, abbastanza easy. Sì. Bologna-Torino X2, sto Torino che... Più che altro perché il Bologna ha vinto in rimonta contro il Monza. Quindi... E il Torino sta affrontando un ottimo momento di forma, consapevoli dopo la vittoria contro il Milan. D'accordissimo. No? Monza-Verona 1x a sto giro, allora. Visto che il Monza ha perso contro il Bologna. Gol? Io direi 1x proprio. Mm. Una cattiveria del fattore casa, un qualcosa del genere. Mm. Sampdoria-Fiorentina io direi X2. Fatiche europee della Fiorentina e via dicendo, ma sta Sampdoria sembra veramente poca roba, mo vincono 8-0. Senti, Roma-Lazio... Gol. Non ci esponiamo ulteriormente. Regà, non è questione che è un big match e via dicendo. Cioè, secondo me la Lazio c'ha il potenziale per segnarci un gol, speriamo di no. E poi e noi, magari, se spera. E noi aggiungiamo altro. Juventus-Inter, altro big match, si sono sprecati sì, sta settimana. Da ne potevano mettere uno di più, erano mamma pochi. Mamma mia, veramente, tutti insieme sono capitati, ragazzi. Tutti Juventus-Inter, gol, entrambe le squadre segnano. Ci Juventus in casa, l'Inter che, visto il periodo positivo, vorrà continuare a dar continuità, c'è, no? C'è. Sfida alla schedina della scorsa settimana. Risultati, avete partecipato, riportate i vostri risultati qua sotto nei commenti. Stiamo per dirvi quello che abbiamo combinato noi. Di la tua schedina. Napoli Sassuolo 1 presa. Inter Sampdoria 1 presa. Cremonese Udinese 2 sbagliata. Ok. Lazio Salernitana 1 sbagliata. Ah. Torino Milan 2
Sbagliata. Napoli-Sassuolo 1, presa. Lecce-Juve 2, presa. Inter-Sampdoria 1, presa. Empoli-Atalanta 2, presa. Lazio-Salernitana 1, sbagliated. Una cosa di quelle esagerate. 4-2. 2 tu, 4 io, aggiorniamo punti totali e sconti diretti, perché qui c'è un clamoroso. C'è un qualcosa di clamoroso. Completamente pari su tutto. Da quando abbiamo cominciato? Tu ne indovinate 43. E tu? 43. Siamo sul punteggio di 2 vittorie io e 3 tu. Ah! Alle murtacce toglie. State una avanti. Bene, bene. Nuova sfida alla schedina, video interattivo, potete partecipare. Come sempre, ogni settimana vi chiediamo di scegliere 5 partite, ma vi diamo noi la direttiva. Sta settimana la direttiva che era o gol o no gol. Scegliete 5 partite delle 10 di questa tredicesima di Serie A. Vai con la tua schedina. Udinese Lecce, gol. Atalanta Napoli, gol. Bologna Torino, gol. Sampdoria Fiorentina, gol. Juventus Inter, no gol. Gol. Hai detto tutti i gol. Ho tenuto un po' sulle spine, tutti i gol. Tacci tua. Io invece ho voluto mettere anche di mezzo qualche no gol. Ok. Ok. Detto però, anche questa settimana, se volete mettere solo gol o solo no gol, potete farlo. Certo. Atalanta Napoli gol. Milan Spezia no gol. Monza Verona gol. Roma Lazio gol. Juve Inter gol. Quindi io solo un no gol. Solo. Vabbè, ti volevo un po' creare un po' di cose. Però questo era quello che mi sentivo. Va bene, va bene. Magari alla prossima facciamo che c'è l'obbligo però di mettere anche i no gol. Almeno due, per dirti, per renderla più frizzantina. Fate il vostro gioco qua sotto nei commenti. Fantacabbo, risultati di scorsa settimana e poi parte la nuova sfida. Preparatevi, super video interattivo. Questa settimana roba esagerated. Give me choice. Chi ci aveva in porta? Tatarusano meno 2. Ma ce l'avevo pure io. Quindi. Ah. In difesa. Pablo Mari 0. Vabbè, per ovvi motivi. Per ovvi motivi. Non potevamo saperlo, chiediamo scusa, ma non li possiamo registrare giorno stesso. Non facciamo in tempo per motivi lavorativi. Esatto. Milenkovic più 3. Ma segnato. A sinistra. Mi ricordavo che l'avevi schiaffato da qualche parte. A sinistra. Centrocampo. Quara da capitano. Quindi? C'ha gol e 2 assist. Sì. Giusto, quindi 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Idem, Quaraschelia da capitano più 9. A destra. Ranocchia 0. Abbiamo fatto il centrocampo uguale. Ranocchia 0, quello del Monza, ma non quello che si è ritirato. L'altro. E in attacco. Abram. Vogliamo fare il bonus sui pali? Non lo fa. Un bonus sui pali lo vogliamo Stiamo mettere. Giocando a tedesca 0, io Milik meno 0,5 perché è stato ammonito. Ma in totale io faccio più 9,5. Io faccio più 7. Di conseguenza io da più 33 vado a più 42,5. Io da più 26 vado a più 33. Ma stai a macina pure te, solitamente. Sto a macina punti, ma non si macina mai. Aspetta, non ti ricordi? Punti totali e sconti diretti. Da quando abbiamo cominciato, mai battuto 4 volte, io ho battuto 7. Ho detto niente, vabbè, sono dietro le 3. Vabbè, però ti stai difendendo, sì, diciamo, meglio che di altri difende, anni. Certo, certo. Fantacab, certo. Ormai sapete come funziona, ragazzi. Dovete crearvi una squadra di calcio a 5, una piccola mini rosa di calcio a 5, tra le scelte che vi proponiamo, con un budget limitato a 80 fantamilioni. Questa settimana non potete sforare il budget. Stiamo per dirvi i prezzi dei calciatori, quindi scegliete bene qui sotto nei commenti questo 5 titolare. Come sempre i voti non valgono i classici bonus e malus del fantacalcio, con l'assist, ammonizioni, imbattibilità, portiere e via dicendo. Vai scegliere loro il portiere questa settimana. Meret, Atalanta-Napoli, 18 crediti. Provedel, Roma-Lazio, 16. Szczesny, Juventus-Inter, 15. Rui Patricio, Roma-Lazio, 12. Onana, Juventus-Inter, 5. Un difensore tra questi: Dumfries 15 crediti Juventus Inter, Di Lorenzo 14 crediti Atalanta Napoli, Lazzari 10 crediti Roma Lazio, Quadrado 9 crediti Juve Inter, Karsdorp 5 crediti Roma Lazio. Primo centrocampista, vai. Namo de bombe. Kvaratskhelia Atalanta Napoli 30, è arrivato a 30 crediti. Zaccagni Roma Lazio 29, Vlasic Bologna Torino 23. Kostic, Juventus-Inter, 15, Orsolini, Bologna-Torino, 9. Un altro, centrocampista tra Barella, 29 crediti, Juve-Inter, Koopmeiners, 23 crediti, Atalanta-Napoli, Pellegrini, 19 crediti, Roma-Lazio, Ferguson, 9 crediti, Bologna-Torino, D'Andrea, 3 crediti, Empoli-Sassuolo.
Fai scegliere loro l'attaccante, altri bottarelli in arrivo. Lautaro Martinez, Juventus Inter, 34 crediti. Osimhen, Atalanta Napoli, 32. Milik, Juventus Inter, 23. Abraham, Roma Lazio, 23. Pedro, Roma Lazio, 23. Fate il vostro 5 titolare qua sotto nei commenti. Questo è il nostro. Scegliete pure il capitano. 3, 2, 1. Con calma. Allora, pareva. Onana, sì. Quadrado, Kvaratskhelia, Ferguson. Ho letto bene. Mortacci tua. Ma tu proprio durante il derby. Shhh. Io ho fatto Onana, Karsdorp, Kvaratskhelia, D'Andrea e Lautaro Martinez. Me ne avanzano due o tre, non mi ricordo. Devo leggere da qua, sono tre, a me sono qua. Come fai a leggere? Se legge, eccolo, c'è scritto tre. Ok. Capitano. Prenditi la penna, la prima cercavo con gli occhi, dico, dove sta la seconda penna? 3, 2, 1. Mi rifiuto. Basta, è l'ultimo, te lo giuro, è l'ultima volta che metto Osimhen. L'avevamo già detto la scorsa volta. Ho capito, era un big match, ho detto, senti, facciamo dalla prossima. Basta. Grazie per la visione, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali social in descrizione, contenuti consigliati. Alla prossima ragazzi con un nuovo video, ciao. Ciao.